Attenzione qua, provo fra due pullman a passare. Vediamo, attenzione. Grandissima provagine tra due pullman. Bentornati gamer sul canale di Geek Next Gen. Siamo ragazzi qui oggi nuovamente su GTA 5 e siamo in una gara, si chiama congestione ad alta velocità. Allora ragazzi, io qui sto scendendo la macchina, la Zentorno, e prendo il colore della crew, è questo qui, rosso con le bordature nere. Quindi ragazzi, va bene, mi va bene questo colore della mia crew, che sarebbe... Allora qua ragazzi, non lo so perché mi fa acquistare anche le munizioni, vediamo un po'. Siamo in 14, quindi ci sarà da divertirsi. Ah sì ragazzi, perché lo sono io, ho messo gara GTA, quindi ci possiamo anche sparare, insomma, un po' di tutto. Ragazzi, guardate come sono spawnato, questi spawnamenti, guarda, perché in maniera storta, non si sa, però sono spawnato così. Quindi subito ragazzi, pronti, via subito col turbo, abbiamo preso subito il turbo ragazzi. E allora eccoci qui con la nostra cazzutissima Zentorno. Via subito ragazzi, ho lasciato anche il traffico per rendere il tutto più interessante. Attenzione qua ragazzi, dobbiamo assolutissimamente... ho saltato il check, ho saltato il check ragazzi, porca puttana. Andiamo con la Zentorno ragazzi, allora. Ecco ragazzi, qua avevo saltato il check. Quindi gara subito in salita. Ottimo controllo. La Zentorno ragazzi, grandissima macchina. Andiamo ragazzi qua, prendiamo subito il turbo. Eccolo qua, attenzione. Turbo preso, no. Ecco qua ragazzi, attenzione a questo bastardo che mi ha risorpassato. Piano piano ragazzi, sto cercando di riunirmi al gruppo. Vediamo se ce la faccio. Sto attento ancora quel bastardo a questi missili. Quello là, bastardo, mi ha preso lui la velocità. Ragazzi, ci siamo riaccodati anche perché ho lasciato aiuto ai giocatori in coda. Quindi, proprio per rendere la gara magari un po' più interessante. Attenzione qui. Abbiamo sorpassato uno, non siamo più ultimi. Andiamo all'inseguimento degli altri, ragazzi. Quello davanti, vedete, quello con la macchina arancione, lo vedo. Ho visto in difficoltà in mezzo al traffico. Comunque ragazzi, siamo tutti lì più o meno. Qualcuno ha sparato. Mi è spawnato dopo il cazzo di coso di alla velocità, l'ho appena passato, ma vaffanculo. Ragazzi, devo cercare di prendere la scia al bastardo che mi sta davanti. Gara per ora per me in salita, però che piano piano sono riuscito a riaddrizzare. Vediamo un po' ragazzi, attenzione qua, e provo fra due pullman a passare. Vediamo, attenzione. Grandissima provagine tra due pullman. Incredibile ragazzi, controllo massimo. Quello ha sbagliato strada, anche questo ragazzi. Allora possiamo andarcene. Attenzione ragazzi, possiamo andarcene. Preso il check. Siamo decimi ragazzi. Siamo decimi. Da essere ultimi siamo passati in decima posizione. Nono ragazzi, non lo vedo più così tanto distante. Guardate le provagine con la Zentorno a due ruote. Guardate che bastardi lì ragazzi, mamma mia. No, l'ho mancato. Attenzione qui ragazzi, attenzione. Ecco noni, siamo noni. E qua ragazzi si stanno facendo esplodere malamente. Ecco qua, abbiamo preso il checkpoint, siamo ottavi. Siamo ottavi ragazzi, attenzione qui. Abbiamo recuperato un bel po' di posizioni. Io direi ragazzi di prendere, volevo prendere i missili, vabbè. Preso il check, attenzione ragazzi, qua mi l'ho schiantato. Non avevo visto proprio che era da lì il checkpoint. Quello, ragazzi, non so che è successo lì, uno è volato. Attenzione qui, ce ne abbiamo uno di fianco. Eccolo qui, curva stretta. Bastardo, mi è riuscito a sorpassare, siamo ottavi. Però ragazzi, insomma, se lo becco ragazzi, devo sparargli i razzi a quello davanti con la mitica Zentorno. E siamo arrivati al traguardo ragazzi, ottavi. È arrivato ottavo ragazzi, quindi ho fatto un mini recupero. Se non avessi sbagliato il checkpoint all'inizio, forse avrei lottato per posizioni ben più alte dell'ottava. Ok ragazzi, allora ci vediamo fra poco con la seconda gara.
ragazzi, eccoci nella seconda gara. Si chiama Terra di Nessuno. Io, ragazzi, sto scegliendo il veicolo. Sinceramente, ragazzi, non so se prendere la moto, ma forse sì. Di colore, ragazzi, io prenderei rosa, quasi quasi. Facciamo pure giallo racing. Sì, ragazzi, la voglio la moto, la Sanchez giallo racing. Avete qui, uno ha preso Insurgent. Gli altri due hanno preso quel veicolo di cui non mi ricordo il nome. E in due abbiamo preso la moto. Avete anche un fuoristrada. Vediamo se riusciamo a prendere noi il turbo. Attenzione. Si parte subito col turbo. Attenzione allora. Eccoci qui, ragazzi. Gara subito cazzuta e cattiva. Eccoci qui, ragazzi, col turbo. Attenzione che qua i bastardi ci possono buttare fuori. Uno, il primo è volato, ragazzi. Allora noi siamo qui con la moto, con la Sanchez. Ecco qua. Secondo me ho fatto bene, ragazzi, in questa gara a prendere la Sanchez. Vedete, quello là è rimasto impantanato. Noi possiamo prendere anche delle scorciatoie. Eccoci qui ancora con la Sanchez, ragazzi. Stiamo lottando, siamo secondi in questo momento. Quindi un buon risultato. Attenzione qui. Qua era importante la scelta del mezzo. Questo ci ha sorpassato, ragazzi, nei tracciati, nei rettilinei. Io, non avendo veicolo personalizzato, mi bruciano. Però spero che ci siano, insomma, altre curve, altre cose strane, così magari riesco a recuperare terreno. Qua ancora, ragazzi, vi sto vedendo la minimappa. Qua ancora. Grande salto. Siamo veramente, ragazzi, nelle paludi qua. Vedete, il primo, ragazzi, con la Sanchez comunque se n'è andato praticamente e sta dominando. Quindi la Sanchez era sicuramente la scelta giusta. Quindi ho fatto la scelta giusta. Il problema è che non ho il veicolo personalizzato e quindi sono penalizzato. Tutto qui. Vedo davanti lì la macchina, ragazzi, è distantissima. Non so se riesco a recuperarla, vediamo. Allora, ragazzi, siamo arrivati, lì c'è il traguardo, quindi potrei concludere in terza posizione, che, ragazzi, non avendo il veicolo personalizzato, è una posizione a dir poco di lusso. E allora sì, ragazzi, terza posizione per noi. E concludiamo in impennata, grandissimo! Ragazzi, eccoci qua, arrivati terzi, gradino basso del podio, quindi grandissima questa seconda gara da parte nostra senza veicolo personalizzato. Quindi, ragazzi, lasciate subito un like per questa grandissima gara. E ragazzi, io vi invito a lasciare appunto un like anche per l'episodio, se volete commentate, aiutatemi magari, datemi dei consigli su come personalizzare i veicoli. Ragazzi, condividete il video, se non avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, qui sotto come sempre trovate tutti i miei social network, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram e Snapchat. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao gamers!